Buonasera a tutti. Come promesso, questa sera vi leggo una poesia. La poesia che leggerò, di Salvatore Quasimodo, Lettera alla madre, mi è stata espressamente richiesta questa mattina quando ho lanciato questa iniziativa dalla signora Nella e con piacere la leggo, anche perché ritengo sia molto a tema con il periodo che stiamo attraversando. Lettera alla madre. Madre dolcissima, ora scendono le nebbie. Il naviglio urta confusamente sulle dighe. Gli alberi si gonfiano d'acqua, bruciano di neve. Non sono triste nel nord, non sono in pace con me, ma non aspetto perdono da nessuno. Molti mi devono lacrime, da uomo a uomo. So che non stai bene, che vivi come tutte le madri dei poeti, povera e giusta nella misura d'amore per i figli lontani. Oggi sono io che ti scrivo, finalmente dirai, due parole di quel ragazzo che fuggì di notte con un mantello corto e alcuni versi in tasca, povero, così pronto di cuore, lo uccideranno un giorno in qualche luogo. Certo, ricordo. Fu da quel grigio scalo di treni lenti che portavano mandorle arance alle foci dell'Imera, il fiume pieno di gaz, di sale, d'eucaliptus. Ma ora ti ringrazio. Questo voglio dell'ironia che hai messo sul mio labbro, mite come la tua. Quel sorriso mi ha salvato da pianti e dolori. E non importa se ora ho qualche lacrima per te, per tutti quelli che come te aspettano e non sanno che cosa. Ah, gentile morte, non toccare l'orologio in cucina che batte sopra il muro. Tutta la mia infanzia è passata dallo smalto del suo quadrante, su quei fiori dipinti. Non toccare le mani, il cuore dei vecchi. Ma forse qualcuno risponde, o morte di pietà, morte di pudore. Addio, cara, addio, mia dolcissima madre. Il poeta parla di sé, dei suoi luoghi, dove vive, abita in Lombardia, si trova bene. Ma non è felice quando scrive alla madre. La madre si meraviglierà della lettera ricevuta da questo figlio. Non ne riceve così tante. Il poeta ricorda il momento del distacco dalla madre e dalla terra. Ricorda il grigio scalo, i treni lenti, le mandorle, le arance tipiche della Sicilia. Però arriva sempre il momento dei ringraziamenti. Il poeta con questa poesia ringrazia la madre, sa che non sta bene, ma in qualche modo la vuole salutare. Questo momento difficile ma importante, perché arriva sempre il momento dei ringraziamenti e dei saluti, spesso tardi, nei momenti in cui si bisogna fare i conti con la morte, quando la morte si avvicina, quando la morte fa sentire il suo sapore. Ecco, un poeta saluta la madre, la ringrazia, le fa capire che ha compreso tutto e le lascia il suo cuore in una poesia.